borgo di Montesilvano Colle si trasforma in un villaggio medioevale per riscoprire le proprie origini oggi 2 e domani 3 novembre. La prima edizione di Montesilvano Sine Tempore si è aperta in mattinata con laboratori didattici per poi proseguire con altre attività, rievocazioni degli antichi mestieri, compagnie d'arme, tende d'accampamento, velari e più di 50 rievocatori, spettacoli itineranti per le vie del borgo, area dedicata alla scherma storica, al tiro con l'arco storico, musica medievale, contest fotografico, visite guidate tra gli accampamenti, torneo di arceria storica, chiamate alle armi, cerimonia di investitura di un cavaliere, corteo militare per le vie del borgo, rassegna degli armati, musica medieval folk, stand di street food dove assaporare le delizie del borgo. Il sindaco Ottavio De Martinis parla di valorizzazione della parte alta della città rivierasca. Si torna indietro nel tempo, si torna indietro soprattutto nel periodo in cui è nata Montesilvano. Montesilvano è una città che si espansa ovviamente soprattutto nella zona più costiera, ma che ha le sue origini proprio qui a Montesilvano Colle, e noi abbiamo voluto quest'anno iniziare un percorso che ci auguriamo possa essere lungo e fruttuoso, un percorso con questa manifestazione che appunto ripropone quella che era la vita di quel tempo, durante l'epoca medievale, e per dare la possibilità non solo di vivere insomma dei momenti storici, di dare anche ai visitatori l'idea di quello che succedeva all'epoca, ma anche di far conoscere il nostro meraviglioso borgo. Una manifestazione su cui abbiamo puntato tanto e per la quale ringrazio tutti coloro che si sono adoperati al fine di rendere appunto questa manifestazione unica e soprattutto importante per la nostra Montesilvano, ma allargherei per la provincia di Pescara. Oggi e domani, due giorni pieni, un tuffo indietro nel tempo. Sì, tante rievocazioni, tanti rievocatori, spettacoli per i più piccoli, musica, anche ottimo cibo. Insomma, ci sono tutte le componenti affinché questa possa essere veramente una manifestazione molto apprezzata. C'è la possibilità di utilizzare i bus navetta gratuitamente per arrivare al colle senza preoccuparsi del parcheggio. Collegamento andata e ritorno dal parcheggio del Bengorione su via Vessina a Piazza Calabresi a Montesilvano Colle ogni 20 minuti.